paese è questo, signore. Ma è sicuro, Hotel Centrale. È scritto così? Hotel Centrale. Io mi ricordo di un Hotel Centrale, ma aveva chiuso 10 anni fa. What? E poi rimane molto più su. Deve prendere la funicolare. La funicolare? Eh. Ok, how much? 22.000. Ecco 25. Il resto è su. Grazie. Buona giornata. Dica a mio marito che torno tra un paio d'ore. Bene, signora. Ah, c'è un taxi. Ne approfitto, lo prendo. Arrivederla, signora. A più tardi. A più tardi, caro. È libero? Sì, signora. Valina, avverta mio marito. Se no, sta in pensiero. L'avverto, l'avverto. Stia tranquilla, signora. Maestro, ci scusi. Ci scusi se l'accoglienza non è stata un granché. Sono Falena. Milana è in comune. Non riescono a mettersi d'accordo sui permessi. Come sempre. Tarderà molto, vedrà. Intanto l'accompagno su, così lei avrà modo di vedere il posto. Come on, Flynn, let's go. Faccia attenzione, maestro. Anche noi ci siamo avuto problemi coi traghetti. Come facciamo se non c'è tutto? Stia tranquillo, non c'è da preoccuparsi. Il palco è stato già allestito. Non del tutto, ma comunque siamo a buon punto. Piano piano. Ok. Fortuna che il posto è bello. Dopo tante ore di viaggio ho bisogno di darmi una rinfrescata. Non si preoccupi, le abbiamo prenotato una bella stanza con vista panoramica. Nell'albergo qua dietro, dove ci sono tutti. Le piacerà, vedrà. Right, Flena, right. Siamo quasi arrivati ormai. Lì è poco più avanti. La sua famiglia è originaria dell'Italia, vero maestro? Dal Friuli. Mio nonno mi diceva sempre: il cinema è americano, il teatro inglese e la lirica italiana. Ah, ecco perché parlo così bene l'italiano. What? Grazie. Venga, maestro, venga. Qui lei si troverà benissimo. Il posto è splendido. Egli è come una specie di famiglia. E poi si mangia la grande da queste parti. No, lo so. Anche io. Le più vicine, se no i tacchi si infilano nel tessuto e succede un casino. Giovi, ecco. Grazie. Giovi. Grazie. Non ne vuoi più, no? Sì, sì, grazie. Una piccola arena di Verona. Complimenti. Lei rende l'arpa docile anche a una musica come il jazz. Pensare che molti la giudicano solo ingombrante. Ingombrante lo è. E pensare che da bambina mi piaceva il violino. È stato mio padre a scegliere per me. Come sempre. L'arpa è un bellissimo strumento. Gli spartiti! Non sono ancora arrivati gli spartiti! Buongiorno, commendatore, come va? Malissimo, è il primo giorno di prova e non vedo il pentagramma. Mancano 4 giorni al debutto. Me lo siete scordato? Dov'è quel coglione del maestro sostituto? Dov'è Epifani? La musica è ancora ferma giù a Porto, c'è da pagare il deposito. L'ho già pagato io. Dov'è Epifani? Dove si è cacciato? Ci vado io, commendatore. No, ci deve andare lui, lo pago apposta per questo. Ma come, lui che deve controllare gli spartiti, no? È assurdo, l'orchestra arriva e non ci sono ancora gli spartiti. Maestro Epifani, commendatore, non va come un facchino a prendere la musica. Ma ti vuoi fare i cazzi tuoi, sì o no? Eh? Beh, facci tu, vai, corri, corri, presto. Maestro! Buona giornata, maestro. Maestro Cassini! Mister Melana. Come va? Molto bene, grazie. Sono felice di vederla. Questo sarà un elisir coi fiocchi. Orchestrali e cantanti scelti a uno, da restare negli annali della lirica. Parla piano, ci sentono. Giusto, nascono le chiacchiere. A quintali. Well. Posso vedere la tua camera? Oh, certo. Prego. Thank you.
Sai una cosa? Io credo... credo che questa stanza sia meglio della mia. Il meglio del meglio, eh? Aria, luce, spazio. Evviva l'America! E scommetto che hai anche la vasca. Eh? Sai che faccio? Te la confisco. Cara Iris, avrei bisogno di parlarti da sola. Ho dei grandi progetti su di te, grandi tournée, grandi teatri. Ti sta bene questo fularino, sai? Senti, che stanza c'hai? La numero 6, vero? Sì, 6. Ah, Elide, mia moglie. Sei stata a visitare la chiesetta? Sì. Se le fa tutte, sì. Lei. Ti presento, signora, questa grande artista slovena. No, slovacca. No, bulgara. Iris Petrovna. La lascio nelle tue mani. Iris... Commendatore, è tanto che è arrivata, signora. No. Sono ancora fresca, si fa per dire. E questa terribile umidità che dà anche fastidio alla voce, lei lo sa bene. A me poi mi innervosisce. Per quello che mi ricordo, io ero mezzo soprano. Oh, certo. Alla sua età non c'è umidità che tenga quando c'è la voce. Penso che lei ricordi male. Si vede che è tanto che sta lontano dalle scene. Sì, è tanto tempo. Aiutami con questo, dai, ecco. Comunque ha ragione, se si ha la voce, non quella costruita a tavolino, non c'è umidità che tenga, anche se è un po' da fastidio. Lei non ci crederà, ma io la invidio. Oh. Venga, le faccio vedere. Lei è capace di invidiare. Ecco, cos'è? Io l'ho già sentita cantare, Petrovna, vero? Mm. E non mi sembra che lei sia una Callas in erba, ma soprattutto sa di non esserlo. È una gran sfortuna perché, vede, in lirica il talento è una cosa naturale. O lo si ha, o ci si arrangia. Basta, ragazzi, che vorrei provare. Ma possiamo passare tutta la vita ad aspettare i cantanti? Scusate, ma i camerini? Il mio camerino! Stia tranquillo, maestro, adesso lo troviamo. Caldo, ma ce l'ho per contratto. Maestro, che c'è? Caldo. Ce l'ho per contratto. Stia tranquillo, adesso arriva il commendatore. Sono amorevoli. Il mio camerino. Amorevoli, ecco. Vieni qua. Stiamo lavorando per te. Ti sto preparando un camerino di lusso. Ti ho fatto mettere anche un ventilatore che tu sudi sempre come una bestia. Stanno perdendo un sacco di tempo. E non certo quello musicale. Iris, piccina. La prova, eh? Vai sul palco, dai. Certo, commendatore, subito. Queste debuttanti. Che fai, te la vedi tutta la prova? Ma stai tranquillo, caro. Sono qua soltanto per dare un'occhiata ai miei interessi. Finché sono anche i miei. Non ti sembra giusto, tesoro mio? Scusatemi tanto. Va bene. Amorevoli, finalmente, stiamo aspettando lei. Eccomi, Eolo, eccomi, sono tutto suo. Cominciamo allora, cominciamo. Iris, cominciamo col primo duetto. Facciamo le cose più importanti, alle rifiniture penseremo dopo. Fermi con quei chiodi, vi ho detto. Segue anche la prova cantanti. Bravo, bravo. Coraggio. No, scusa Iris, qui c'è il ruscello, canta spostandoti alla tua destra. Sì. Amorevoli, lei le deve stare più vicino e guardarla più estasiata. Ma si sente poi la mia voce? Ma come no, tenete conto che dietro c'è la scena, quindi vi potete muovere nello spazio da qui al proscenio. Ad ogni modo il teorema di Rossini era voce, se ce l'ha la sentiranno. Questo è Donizetti però. Ma queste sono le scene della Ida. Falene! Sorcio! Pallavicini, io non so di chi è la colpa di questa ridicola situazione, ma per dopodomani sera voglio le scene dell'Elisir. L'Elisir!
l'elisir d'amore. Amorevoli, lei non deve mangiare, deve telefonare. Tranquilli, state tranquilli. Ha visto, commendatore? Incredibile. Sono dell'epoca garibaldina. Amorevoli. A me non interessa Garibaldi, interessa il ministro. Amorevoli, al più presto. L'importante è che lei ci parli al più presto. Anche per me sarebbe una boccata d'ossigeno. Ma non per noi, per lo spettacolo, che poi è quello che conta, amorevoli, no? La forchettina? No. Sua moglie deve tranquillizzarsi. Eh già. Ci vuole pazienza, vedrà che tutto si sistemerà. Dice? E poi, i ministri non sono mica una cosa da tutti i giorni. Ci vuole tatto e tanta diplomazia. Sì, purché non ci voglia tanto tempo. Io voglio risolvere tutto entro domani. Si copre, amorevoli, si copre! Si riguarda, deve cantare. Ah, ti dispiace accompagnarmi? Dove? Devo cercare un medico che mi faccia abortire. O ti offende l'idea? Sì. Maestro Cassini, dall'America, per lei, qui al centralino. Devo scendere per forza. Purtroppo sì, maestro. Arrivo. Scherzavi con l'aborto, vero? Maestro Cassini, oggi abbiamo due prove. Qua. Io ho dei progetti su di te. Sì. Sì. Voglio farti fare il Rigoletto a Reggio di Parma. Ma cosa fa? Poi voglio farti fare l'Aida all'Arena di Verona. Ma commendatore, no. Poi ti faccio fare la Norma alla Scala di Milano. Per favore, lo prego, commendatore. E poi ti faccio fare la fanciulla del West al Comunale di Bologna. Ma cosa fa, commendatore? E ti faccio cantare anche a Caracalla, ti faccio cantare. Ti faccio fare anche qualcosa a Caracalla, Iris. E che ti faccio fare a Caracalla? La tua via. Che cosa hai fatto? Scusami per la prova. Le hai prese tutte? Sei impazzita? Ho tanto freddo. Ci penso io, stai tranquilla. Ci penso io. Va tutto bene. Scusami per la prova. D'accordo, Azzurra, d'accordo. Be quiet. Adesso chiamo subito un dottore. Chiamo un dottore. Chiamo il dottore. Sta tranquilla, il dottore arriva subito. No. Ok? No. Non c'è bisogno. Ho solo qualche fitta al ventre. Opera senza poesia. Eppure mi piacerebbe farlo in America. Per una giovane soprano dovrebbe essere un'esperienza molto utile. Per un soprano? Sicuramente molto diversa dal cantare qui. Ma certo, maestro, lo sappiamo. L'America vuol dire efficienza. Qui da noi il genio, l'arte, la musica vera. America, praticità. C'è solo un problema, commendatore. Che i direttori americani non conoscono le opere minori. Vero, maestro Cassini? Io non credo. L'America, la serietà del Metropolitan, delle orchestre, delle filarmoniche, per non parlare poi delle scuole. E i soldi? Di denaro, ne gira tanto. E passa tutto per le mani giuste. Ecco gli occhi. Ah. E il parmigiano? La nostra bottiglia è vuota. Vuol sapere una cosa? Domani dovrebbe arrivare qui una troupe televisiva. Mi hanno assicurato un servizio di 2 minuti. Si ricordi, maestro, che il 50% di quei 2 minuti è mio. Oh,
Quelle lasagne erano proprio la fin del mondo. Quando si tratta di mangiare, per lei la fine. Mi scusi il ritardo, come. Oh, ecco qua Mularoni. Presto, un bicchiere, una serie per Mularoni. Come signora? Va? Facciamo un bel brindisi a Beppe Mularoni da Forlì. Io mi chiamo Gianni. Sì, Gianni, Mularoni. Gianni Mularoni da Forlì, più bravo capoclac d'Italia. Mani d'oro, due mitragliatrici. Ti ricordi il mio Otello nel 73? Se me lo ricordo, però il compenso mi sembra un po' pochino questa volta, commendatore. Ma io ti do il massimo, ma come mi tocco addirittura il pane di bocca? Mi togli il pane di bocca? Ma Mularoni non si tocca! Quest'anno si fa un po' così, spirito di sacrificio, coraggio. E se no la collaborazione dov'è? Dov'è la collaborazione? Ah, mani sante queste! Troppo buona, commendatore. Un brindisi per Mularoni, via! Sollevamo le piante, per la l'ultima lacrima deve succedere, l'ira di Dio! Qui si compra sempre la frusta prima del cavallo. E poi il cavallo alla fine lo compro sempre io, eh? Senta, Epifani, ma perché rompe sempre le palle? Si guarda allo specchio, è vecchio ormai, è diventato lento, lento di cervello, di gambe e anche di qualche altra cosa. Maestro sostituto, sostituto di che cosa? Non è mai salito sul podio, non ci salirà mai. Non ha capito niente della vita. E anche suo figlio, grande musicista, può darsi. Ma anche suo figlio non ha capito niente. È un invertito, è un omosessuale suo figlio. Perché deve darsi tanto da fare per nasconderlo? Ma che si faccia vedere? Non è di questo che dovrebbe vergognarsi. Dovrebbe vergognarsi di avere un padre coglione. Ma abbiate coraggio per una volta. Ma che ve ne frega? Gregorio. Io ti strappo le corde vocali, amorevoli. Non ti faccio più cantare. Ti cancello dalla lirica, se mai ci sei stato. Io non ti faccio più cantare. Hai capito, pagliaccio? Sì, avanti. La porta è aperta, ho detto avanti. Te la ricordi? È questa che ti manda avanti. Che ci fai qua? Vattene, vattene via. Dai, non aver paura, non ti voglio far male. Ho fatto tanta strada per ritrovarti. Sparisci, Stefan. Io non sparisco un cazzo! Tu devi tornare con me! Lasciami! Hai capito? Avanti. Avanti, avanti, aperto. Avanti. Salve, maestro Epifani. La vedo pallida. Mi sono addormentato e ho avuto una specie di incubo. C'è un geco sulla parete della mia stanza, non riesco a liberarmene. Ma pensi a quante persone che per scrollarsene di dosso bisognerebbe uccidere. Perché si è fatto trattare in quel modo? Ah, niente. Non importa. È passato. Suo figlio adesso dov'è? Suona in un'orchestra a Trieste. Ha talento, sa? E se non incontrerà troppi Milana sulla sua strada, forse avrà successo. È preoccupato per domani sera? No, 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 io non volevo assolutamente interferire. Lo so, lo so. Io sono soltanto il maestro sostituto. Ma qui ormai si sta toccando il fondo. Niente respiro, niente luce, niente di niente. Eppure bisogna andare avanti. Bisogna arrivare alla prima a tutti i costi. Però il discorso sull'assoluto rimane. Lei è l'opera. Lei è i personaggi. Lei è le note. Questo rimane. Il resto va da sé. Scene, costumi. Io non sono abituato a lavorare in questo modo. Ma potresti entrare, Emilia, lasci qua, prima ero arrivato io. Io, signora, lo farei un pochino più stretto. Così la spina di più, che ne dici? Sì. Mm? Va bene, va bene. Ma che non faccio uno di quei casini? Secondo me questo c'è. Thank you.
Mi raccomando, Carlocci, i soldati dietro a Belcore, quante volte te lo devo dire? Mi sono stufato di dovertelo ripetere in continuazione. Eh? Allora voi, quando arriva Dulcamara, le donne vanno curiose verso la carrozza, gli uomini le seguono con diffidenza. Carlocci, il libro di Adina! Non vedo il libro di Adina! E ce lo doveva portare Falena, maestro. È tardi, ma che si aspetta? Un voglio andare straordinario, maestro! Non gridare, stiamo aspettando. We are waiting, maestro Cassini. Noi siamo pronti, è giù che non sono... Inizio del secondo atto, signori, grazie. Allora, Azzurra, hai abortito o no? Sì o no? Cambia forse qualcosa? Vorrei essere sicuro che non sia stata solo una provocazione. Forse lo era, ma tu che c'entri? Tu che c'entri? Che bisogno avrei di provocare proprio te? Sto bene. Adesso sto bene. E ho anche deciso di non abortire. Senti, Azzurra... La verità è che hai cercato in tutti i modi di tirarmi dentro le tue follie. E adesso non ho intenzione di venirne escluso. Il signor tutto d'un pezzo si sente partecipe. Siamo cambiati piuttosto in fretta, mi pare. Lei, Leonard, può fare carriera. Basta che si faccia crescere un po' di pelo sullo stomaco. Soldi. È pieno il mondo di epifani, tutti sostituti, tutti idioti. Sì, che invecchiano e fischiettano le opere a letto di notte quando non riescono a dormire. Bravo, maestro. Ancora un pizzico di cattiveria in più, eh? E soldi. Soldi. Ah, guardi che gran lavoro hanno fatto. Addirittura un arco, usando le scene della Ida. Altro che Metropolitan. Epifani, l'ho rubata per lei. Pensa che le potrà servire ancora? Maestro. Grazie, ma per me è soltanto un pezzo di faggio raffinato, raffinatissimo, a cui noi abbiamo legato il senso di una misteriosa trascendenza. E così, ancora una volta insieme. Da quanto tempo lavora con mio marito? 25 anni. Sì, 25 anni a Natale. Quasi nozze d'argento, allora. Un quarto di secolo passato dietro le quinte. Un quarto di secolo. Sono invecchiato, aspettando di poter fare la mia parte. Non è vero, maestro. Perché in questi 25 anni lei ha fatto una bellissima parte. E invece la mia... Io avevo uno zio nell'esercito, tanto tempo fa. Io ero ancora una bambina quando l'ho conosciuto e lui era già vecchio. Ma credo che da giovane dovesse essere un gran bell'ufficiale. E poi, per un banale incidente, venne costretto sulla sedia a rotelle. E da quel momento lui uscì fuori dal mondo. Passò il suo tempo impettito alla finestra. A spiare gli altri, a mangiarseli con gli occhi. Divina! Oh, grazie. Stupenda! Nervosa? Magari nervosa, direi piuttosto imprigionata dalla paura. È il mio primo personaggio importante. Lo so, ma andrà tutto bene, ne sono certo. Speriamo. Maria, il fumo, il fumo! Maestro, la mi scusi, dopo sarò tutta per lei.
Ho visto soprano molto più esperte, già truccate, piangere, piangere. Guarda, è per te. Ah sì? Maria? Sì, maestro. Porta bene? Sì, lo porti con sé. Ah sempre, sì? Sempre, sempre. Va bene, mia cara, vi saluto e tanta merda. Ciao. Thank you.